È stata presentata giovedì 19 novembre alla sede di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, situata nella zona industriale di Ancona Baraccola, l'edizione virtuale di Cioco Marche 2020, occasione nella quale è stata presentata anche la grande campagna Compro Locale, sempre della Confartigianato. Quest'anno ci siamo trovati di fronte a un bivio, fare o non fare Cioco Marche dopo ben 18 edizioni, e abbiamo deciso di innovare dando una veste nuova a questa manifestazione, quindi proponiamo una 19esima edizione con una veste rinnovata in chiave digitale, comunque per offrire un supporto concreto alle imprese, dare loro un'opportunità di promozione e di vendita attraverso il nostro portale e-commerce che stimola gli acquisti locali, e inoltre è anche un modo per dare un esempio alle nostre imprese. In un momento così difficile la soluzione non è fermarsi ma è rilanciare. I protagonisti saranno 7 cioccolatieri del nostro territorio che saranno i protagonisti di una campagna multimediatica in cui trasmetteremo, utilizzando tutti i nostri canali di comunicazione, quindi sia la carta stampata, sia i canali social, sia il nostro sito istituzionale e il portale della Via Maestra, saranno appunto protagonisti attraverso foto, video, racconti sul valore dell'artigianalità, quindi una valorizzazione del loro prodotto e della tradizione legata anche al territorio che ogni prodotto contiene in sé. Abbiamo ideato questo marchio e abbiamo stampato e diffondiamo in tutte le attività che lo vorranno questo marchio, perché finché sarà permesso noi cerchiamo e chiediamo che le persone si rechino nelle nostre attività nel rispetto delle regole, e crediamo che le attività devono rimanere aperte nel rispetto delle regole, che vanno sempre rispettate, però chiediamo che si vada a popolare le nostre attività rispettando le regole, lo dico chiaramente, però crediamo che un'economia vada mantenuta salda e viva, e permettendo ai nostri imprenditori di lavorare. È ovvio che laddove ci sono delle circostanze in cui gli imprenditori non possono lavorare, molti imprenditori si stanno organizzando con dei loro siti e-commerce, con delle loro pagine Facebook, è normale. Il micro e piccolo imprenditore comunque lavora sull'innovazione. Sfatiamo questo mito che l'imprenditore non innova. Ieri abbiamo presentato con la Camera di Commercio dei sondaggi, dei questionari in cui emerge come le Marche sono una tra le regioni più innovative tra le imprese sotto i 10 dipendenti d'Italia. Quindi l'imprenditore a questo Covid ha reagito con forte determinazione, ha superato, è ovvio che il Covid ha accelerato tante dinamiche da un punto di vista digitale, da un punto di vista economico, quindi gli imprenditori si sono organizzati, quindi hanno le loro pagine, stanno cercando di promuovere per esempio la somministrazione e l'asporto, quindi noi non abbiamo una visione contro l'innovazione, sarebbe contro noi stessi. Bisogna sempre innovare e tutti hanno sempre innovato, magari è più difficile censirla questa innovazione. Quindi noi abbiamo creato questo portale, laviamaestra.com, grazie al contributo dei nostri imprenditori, con la logica di far conoscere le imprese sul territorio. Quindi Cioco Marche, questa edizione digitale dopo 19 anni, non vedrà ovviamente una manifestazione fisica, ma la vedrà virtuale. Quindi sarà uno strumento, laviamaestra.com, per far conoscere i nostri imprenditori locali. Ma non ci fermeremo solo a Cioco Marche, ma faremo tante iniziative per valorizzare questo patrimonio che non va dilapidato. Intanto per noi è un'occasione che non volevamo perdere anche quest'anno per quanto riguarda la promozione di quelli che sono comunque prodotti locali. E stiamo anche lanciando appunto questa iniziativa per cercare di sensibilizzare tutti i consumatori per l'acquisto di prodotti locali. I dati della nostra economia naturalmente sono particolarmente preoccupanti, ma non riguarda solo una questione delle Marche, perché le Marche chiuderanno probabilmente con un -17-18% per quanto riguarda l'anno 2020 a livello di PIL. È un dato comunque allineato a quello che saranno tutta la situazione italiana. Ecco, noi abbiamo dimostrato che le nostre imprese, le piccole imprese, nonostante la pandemia, sono state molto agili a ripartire, sono state molto brave nella ripartenza, perché i dati di giugno, luglio e anche di agosto sono stati molto confortanti per quanto riguarda la produzione. Quindi c'è stato un ottimo rimbalzo positivo per quanto riguarda le produzioni, e le piccole imprese questa volta hanno dimostrato di avere quella forza, quella capacità di cambiamento che le hanno portate ad essere nuovamente subito in corsa per la produzione. Quindi questi sono i punti su cui noi vogliamo continuare a forzare, vogliamo anche far conoscere meglio quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, perché mai come in questo momento bisogna guardare vicino casa nostra
per vedere quelli che sono i prodotti che ci sono da noi, perché il rapporto qualità-prezzo è sicuramente fondamentale per quanto riguarda la piccola impresa, e su questo punto sicuramente la piccola impresa ha veramente molto da dare.